Buon compleanno, Arte Pertini! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te! Buon compleanno, ragazzi! Compiamo 8 anni! 8 anni di colori, 8 anni di creatività, di fantasia, di divertimento, di mille tecniche diverse, 8 anni di impegno, di studio, 8 anni di aggiornamenti, 8 lunghi e cortissimi anni insieme. 8 anni sono volati, sono stati 8 anni densi, pieni di ogni cosa, 8 anni tutti i giorni insieme a voi, 8 anni bellissimi di cui vi sono estremamente grata e che spero che anche per voi siano stati altrettanto belli e gioiosi. Io sono contentissima oggi di essere qui e sono qui per il grande sorteggione del compleanno, yeah! Qui dentro ci sono i regali che arriveranno ad un fortunato di voi. Innanzitutto vi ricordo sempre che Arte per te ha vissuto 8 anni e potrà continuare a vivere ancora grazie al vostro supporto. Il vostro supporto potrete darlo attraverso i vostri commenti, attraverso i vostri mi piace, e un supporto pratico potrete darlo anche supportando Arte per te tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Tutto ciò che investirete nel canale Arte per te, vi assicuro, sarà rispeso sul canale affinché le migliorie siano tangibili e vedibili, affinché io possa espandere la mia sperimentazione acquisendo magari più materiali da condividere insieme a voi. Voi lo sapete, tutto quello che mi arriva piano piano poi durante il corso dell'anno io lo condivido con voi, faccio i sorteggi e questo mi permetterà anche di fare più sorteggi perché mi sosterrà anche sulle spese di spedizione. Insomma, sto cercando di creare tutto un ensemble di possibilità per far crescere maggiormente il canale. Se vorrete contribuire, io vi dico grazie. Se invece non potete contribuire praticamente, non fa niente, io vi voglio bene lo stesso. Vi dico però di contribuire moralmente, fatemi sentire la vostra presenza, commentate, lasciate le idee su dei futuri video, lasciate le vostre curiosità, lasciatemi tante domande. Come vedete, ho ripreso a rispondere moltissimo alla posta della pagina Facebook, quindi venitemi a trovare anche sulla pagina Facebook di Arte per te. Ho intensificato moltissimo la mia presenza sui social, anche su Instagram sono molto più presente, quindi potete venire a guardare anche il mondo di Instagram, tutti i link li trovate qua sotto, ma sempre sempre rimanete con me sul nostro canale che da 8 anni ci fa compagnia. Per partecipare a questo giveaway però dovrete essere iscritti anche ai miei altri 2 canali, che sono 2 canali bellissimi e che inserisco come regola per farveli proprio conoscere, per dare a questi altri 2 mondi ricchi di contenuti la possibilità di entrare nelle vostre case. Poi se tra 10 giorni vorrete disiscrivervi, a me non interessa, perché vuol dire che non vi sarà interessato, cioè mi interessa, mi dispiacerà, però non vi voglio vincolare a rimanere se controvoglia. Però sarò contenta lo stesso, perché vi ho dato la possibilità di vederli e di decidere se vorreste farne parte oppure no. Quindi, regole per partecipare a questo sorteggio: l'iscrizione ai miei canali YouTube, vi lascio i link qui dove ci sono le schede informative, cliccate iscriviti, ed essere iscritti naturalmente alla pagina Facebook di Arte per te. E se avete Instagram, e forse iscrivetevi anche ad Instagram, non è una regola fondante, però se venite a trovarmi mi fa tanto piacere lo stesso. Bene, quindi regole soprattutto: l'iscrizione ai miei 3 canali e l'iscrizione alla pagina Facebook di Arte per te, che sono i canali attraverso cui io vi raggiungo maggiormente. Cominciamo subito e cominciamo da prima con una valigetta che ho ritrovato. Questa, ragazzi, mi pare facesse parte anche del primo giveaway di Arte per te. È una valigetta per decoupage. L'ho inserita perché l'ho trovata in una cartoleria vicino casa e spessissimo voi mi chiedete del decoupage, e io pare che ve lo faccio apposta, non ne faccio mai. In questa valigetta troverete tutto
tutto l'occorrente per creare un buon decoupage sia vostro che con i vostri figli. È della CVR, che è una marca buona, molto buona, di prodotti da cartoleria, e dentro troverete un mini corredo, forbici, cutter, spugna, pennellessa, 6 colori per decorazioni, un pennello, un flacone di vernice trasparente all'acqua, un flacone di colla trasparente all'acqua, un libretto informativo e fogli di carta assortiti. Quindi è una valigetta che contiene un bel po' di materiale con cui voi potrete sbizzarrire la vostra creatività, non soltanto nel decoupage. Tutto il materiale potete utilizzarlo anche per le creazioni varie di arte per te. Non potevano mancare assolutamente una confezione da 24 di stabilo acqua color, le mie matite preferite. Vi arriveranno con lo scotch qui, perché oggi, prendendole dallo scatolone, mi si è aperta la confezione, ma sono intonse nuovissime, delle matite stupende, morbide, sfumabilissime sia a secco e poi diluibilissime con l'acqua, veramente belline, veramente belle, veramente belle. Vi ho sempre detto, ecco, le mie matite acquerellabili preferite sono queste qua, e ve le regalo. Poi non può non mancare la Pentel nel nostro giveaway di fine anno. Arrivano i Fabric Fan della Pentel, questi li useremo anche per la calzetta dell'Epifania, quindi vedrete che su Arte per Te io andrò facendo molti tutorial con i colori per la stoffa. Magari non saranno solo Pentel, però colori per la stoffa, e questi sono veramente comodissimi. Sempre di Pentel arrivano gli Aquash. Di questi ancora, o ve ne ho parlato sul canale? Beh, se ve ne ho parlato vi metto quel link, se non ve ne ho parlato ve ne parlerò presto. Sono dei colori a cera acquerellabili, bellissimi. All'interno della confezione è presente anche un aqua brush che voi potrete utilizzare con questi colori, ma anche con questi colori e con tutti gli acquerelli voi vorrete usare. L'acqua brush è il pennello col serbatoio, molto molto comodo da portare in giro con sé quando si vuole acquerellare in giro per il mondo. Ma se invece volete dipingere comodamente nel vostro studio, vi ho fatto una selezione bellissima, 4 pennelli Tintoretto, questi qua, mi pare siano il 4, sono il 6, l'8, il 10 e il 12, a lingua di gatto, in fibra sintetica, martora sintetica. Questi sono i sintetico oro, dei pennelli veramente eccezionali, affidabilissimi, flessibili, resistenti, morbidi ma non mosci, veramente dei pennelli stupendi che potrete utilizzare con una molteplicità di tecniche. Vanno bene anche per l'acquerello, sebbene non abbiano una grande capacità di raccogliere acqua, però per gli acquerellabili vanno benissimo. Magari acquerello tecnica pura no, ma per gli acquerellabili vanno molto bene, perché potete controllare benissimo l'immissione dell'acqua senza fare pasticci. Sempre col pennello e sempre della Pentel, un qualcosa per la brush lettering. Vi mando l'acqua brush color seppia per fare delle card, dei bellissimi biglietti eleganti. Poi il color seppia è un colore universale, potete utilizzarlo per molteplici situazioni, è uno dei colori più belli per la calligrafia e l'ho scelto proprio per voi. Che ne dite di una bellissima fustella per la Big Shot? Ma non una fustella qualunque, una fustella della Sitsix, le migliori. Quindi una bella fustella che vi permetterà di fare tante tipologie di fiori combinabili anche tra loro, quindi per Pasqua ghirlande e ghirlandine, per la primavera ma anche per il periodo di Natale potrete sbizzarrirvi. Continuiamo con lo scrap, un bel timbro, uno di questi, ho scelto per voi gli ingranaggi che potrete combinare così in 2000 modi nelle vostre fasi creative, e dei bellissimi stencil. Questi stencil della Bobanni sono fantastici, i soggetti sono invernali, fiocchi di neve, poi fiocchetto, cristallo di neve, renna, lampione e agrifoglio. Sono bellissimi perché questi sono adesivi e sono leve e metti, cioè voi li appiccicate, passate, spiccicate e potete riappiccicarli, li potete rilavare, riutilizzare infinite volte e saranno sempre adesivi perché sono in silicone, sono meravigliosi, provateli e mi direte. Della Ferrario ho scelto per voi due 3D craft,
Craft. I tre di Craft sono dei gel glitteratissimi, luminescentissimi, con beccuccio, che creano quei profili sopraelevati a contorno magari dei disegni o dei particolari dei vostri disegni o dei particolari dei vostri lavori creativi. Vi ho scelto un azzurro e un verde acqua che stanno benissimo insieme per potervi sbizzarrire. Potete utilizzarli sulla ceramica, potete utilizzarli sulla carta, potete utilizzarli su tutti i lavori creativi, sul cartone, tutto quello in cui serve una bordura in rilievo che poi diventa bella dura, quindi una bordura in rilievo luccicante, glitterosissima, quelli sono fantastici. Della Stabilo vi mando anche le Point Max 12 pezzi, le penne colorate fantastiche, hanno una punta 0,8, quindi grossetta, ma ancora rientriamo nel range delle penne per poter fare mandala, disegni con le penne. Queste sono delle bellissime bordure anche per i manga, ma soprattutto per i disegni che poi magari dentro acquerellerete. Sono veramente molto belli i Point Max. Poi vediamo un po', ancora ci sono due cose molto belle, poi altre per i bambini, poi per i più grandicelli. Ve ne ho parlato benissimo e l'ho scelto per voi apposta, un Fabriano Mixed Media. Ve ne ho parlato nelle cose da regalare per Natale. Vi dicevo, è forse il blocco più versatile della Fabriano, adatto a moltissime tecniche, sia secco che umide. Quindi divertitevi con questo bellissimo blocco da 40 pagine, da 250 grammi. Vi ho preso quello più spesso. Meraviglioso, meraviglioso. E come meraviglioso vi ho voluto dare un blocco d'elite, la Toned Paper color sabbia, carta da disegno per tecniche secche, 50 fogli. Guardate ragazzi la meraviglia qui sopra, con le penne nere o bianche, con i gessetti, con i carboncini, con le tecniche secche, i pastelli, vi potrete veramente sbizzarrire e divertire. Questi sono bellissimi, bellissimi entrambi. E poi, usati di recente, un kit per la resina, un kit per la resina istantanea. All'interno, questo mi è stato offerto da Resin Pro e ve lo giro, tutti i prodotti che vi sto facendo vedere, tranne la scatoletta per il decoupage e poco altro, ora mi sono stati offerti dalle varie aziende. Questa è la UV Creation con la lampada LED. Voi mi direte, ma non ho la lampada. Tada, c'è il torcino. E voi mi direte, ma non ho gli stampi. Non è vero, ve ne mando due. E poi mi direte, ma i ciondolini erano bellissimi. Infatti ve li sto mandando. Ma qualcosa da metterci dentro? Ecco qui le micro perline e soprattutto due confezioni di Galaxy, quei stupendi glitter con cui arricchire le vostre creazioni. Quindi tutto questo in questo mini kit da avvio ai lavori con la resina, che saranno custoditi in questa scatolina. Poi questo, che mi è stato anche inviato dall'azienda che lo produce, la Solas, questo è un ottimo pulitore per i pennelli. Con questo è un solvente lava pennelli che però ha solo materie prime vegetali e minerali, quindi anche questo è un ottimo prodotto. Non è fantastico come il tinto orsetto lavatore, ve lo dico sin da adesso. Vi ricordo anche che è inquinante, infiammabile ed è pericoloso. Tutto questo il tinto orsetto non ce l'ha, però è comunque un ottimissimo, io spero vada in mano di adulti, quindi è comunque un ottimo pulitore per pennelli. Poi una piccola sezioncina dedicata ai più piccoli, sono questi tre, i primari della sono i Window Deco, dei colori per disegnare sui vetri. Siete contente, mamme? Già vedo le vostre facce impaurite, ma niente paura, perché sono super lavabili e innocui per i bambini. Quindi ho pensato che se devono fare una monelleria o devono decorare la loro stanzetta, che lo facciano con materiali idonei. Quindi questi tre per i vostri piccolini. Bene,
questo il grande giveaway di Arte per Te. Oh, poi una volta detti non sembrano neanche così tanti, ma te, no, non è vero, sono veramente tanti. 22 regali bellissimi, tutti per voi. Buon compleanno, vinca il più fortunato e spero che questo pacco faccia veramente felice qualcuno. Io spero che arrivi nelle mani di veramente chi lo desidera fortemente. Quindi desideratelo fortemente e lasciate uno o più commenti qua sotto, potete lasciarne quanti ne volete. Io sorteggerò il 6 gennaio in compagnia della mia amica Befana, io sorteggerò il 6 gennaio alle 24, quindi poi voi vedrete il sorteggio e vi dirò chi ha vinto il pacchettone. Nel prossimo video invece vedrete chi ha vinto il cuoricino di Arte per Te, perché il sorteggio scade oggi, che è il 29 di dicembre. Quindi se ancora non avete lasciato i commenti, andateli a lasciare. Vi lascio qui il video, avete gli ultimi minuti. Bene ragazzi, a me non rimane che dirvi grazie di questi 8 anni stupendi che mi hanno fatto molto crescere, non soltanto anagraficamente. Voi siete arrivati prima di Enzo e siete rimasti con me tutto questo tempo. Mi avete fatto crescere tantissimo, perché io grazie al canale mi sono sempre aggiornata sui materiali, sulle tecniche. Non è che in accademia si studiasse tutto quello che ho portato qua, né durante i miei insegnamenti facevo vedere tutto quello che faccio vedere su Arte per Te. Sono stati anni di accrescimento personale e professionale veramente importanti, e di questo vi ringrazio e spero con tutto il cuore che siano stati anche anni per voi di un accrescimento personale in termini creativi veramente congruo. Io me lo auguro, spero veramente di lasciare una piccola traccia di colore qui sul web. Bene ragazzi, vi mando un grande bacio, lasciatemi tanti pollici in su, lasciatemi tanti commenti, se volete condividere questo giveaway condividetelo sulle vostre pagine Facebook, e auguri a tutti, buon compleanno, buon 8° compleanno. Un grande bacio a tutti da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta per un nuovo anno insieme, ciao!